Buonasera a tutti, amiche ed amici di montediprocida.com. Siamo con il presidente Iannuzzi, sindaco di Monte di Procida. La regione Campania mette in campo delle misure per il rilancio delle imprese e quindi dei campi flegrei. Io lo dicevo poco fa, il nostro paese, ma non intendo Monte di Procida, l'Italia vive momenti di grandissima difficoltà. E le difficoltà possono essere superate se il sistema nella sua interezza, quindi comune, regione e Stato insieme, in patto forte con i cittadini, riescono a fare il loro dovere. Ovviamente il tutto parte dai comuni, che sono la frontiera, il front office, diciamo, di uno Stato che deve essere democratico, libero e deve dare opportunità. Nel momento in cui noi riusciamo ad offrire opportunità attraverso, diciamo, un piano regolatore facile da comprendersi, ci deve essere appunto il sistema, e finalmente riusciamo ad intravedere una regione che mette in campo risorse, soldini, cash, contanti, per venire incontro ad imprenditori esistenti e a quanti giovani vogliono intraprendere nuove iniziative. Il vero problema oggi è l'accesso al credito, e con la costituzione di questi due distinti fondi accesi presso la società in house Sviluppo Campania, dove sono stati appostati oltre 250 milioni di euro da utilizzare a favore di imprese campane e da spendersi entro il 31 dicembre del 2015, pena la decertificazione di queste somme e quindi la restituzione all'Europa di fondi strutturali, va in questa direzione. Bisogna far presto e bene. Per far presto e bene ci vuole il concorso di tutti, di uno Stato che semplifichi, di una regione che mette in mezzo soldini come li sta mettendo e di comuni che siano capaci di semplificare ciò che è possibile. Per quanto ci riguarda Monte di Procida, abbiamo redatto uno strumento attuativo che è uno strumento facile per utilizzare tutta l'area demaniale costiera, dove potremmo dare risposte a giovani che vogliono investire. E d'altronde, se troviamo anche una regione che le accompagna questi finanziamenti, per le start-up sono previste finanziamenti per progetti fino a 250.000 euro a tasso 0,50, con la prima rata che si restituisce dopo il 24esimo mese successivo alla erogazione del prestito, io ritengo che vada nella direzione giusta. Speriamo di far bene. Grazie. Ma siamo qui con l'assessore alla regionale alle attività produttive Fulvio Martuscello. Assessore, quali sono le azioni messe in campo dalla Regione Campania per il rilancio dei campi flegrei, delle imprese e dei campi flegrei? Ma oggi abbiamo presentato misure concrete, 400 milioni di euro per le aziende, 56 milioni per chi comincia un'attività imprenditoriale, contributi fino a 200 mila euro per i ragazzi sotto i 35 anni, quindi cose concrete che si possono attivare, risorse per lanciare le aziende agroalimentari, accompagniamo i nostri case vinicole a fare il Vinitaly, a essere protagoniste su questo. D'altronde l'enogastronomia per noi è una risorsa straordinaria, quindi rimettiamo in conto l'economia puntando sull'eccellenza. Grazie assessore.